un po' di storia, no? È il Beowulf, dove noi ci siamo, è sicuramente il posto più antico di Olgiate, più abitato di Olgiate. Quando Olgiate ancora non c'era, Olgiate vecchio, Beowulf c'era, ed era anche una comunità numerosa, no? Comunità, non inteso come comune oggi, ma comunità. E uno lo sa che c'era perché pagavano le tasse. Le tasse non erano sempre i soldi, perché i soldi non c'erano, ma si pagavano contributi di lavoro, la manutenzione delle strade. Le comunità singole erano tenute, diciamo, a dare un contributo di quello che era stato loro, della manutenzione delle strade. E il Beowulf doveva avere il suo pezzo, no? Il suo pezzo di manutenzione di strade, che si misurava in braccia, no? Tante braccia, tanti uomini, no? Quindi una ventina di braccia di Beowulf dovevano fare la manutenzione, pagare le tasse in forma di vita. Il gruppo può procedere a prendere posizione, intanto io, giusto per la volontà di. E quindi questo ci teneva a ricordare che una comunità che è molto antica, che è stata molto popolosa e che ha contribuito. Ma al di là di questa sua esistenza molto antica, l'uomo stesso ce lo dice, questa chiesa, da queste pietre di granito, da queste pietre di pietra molera, pietra calabriana, e ci dice che questo è sicuramente la chiesa più antica del territorio, non ce ne sono altre. Sicuramente se noi fate un confronto questa rispetto alla chiesa di Allati, che ha anche le costruzioni di questa è molto più antica, possiamo trovare un secolo prima. Perché qui hanno sempre vissuto, e questo è impunibile dal fatto che la località di Beowulf, no? Questa piccola cura, perché gli indigeni ci si doveva autodifendere, circondare parte dal fiume Volga. Io parlo di fiume perché oggi è torrente, c'è poca acqua, però quando io ero piccolo, con Antonio e gli altri si andava a fare il bagno, no? Nella Volga, e quindi doveva essere un po' più alto, perché se un ragazzino non gli arrivava l'acqua alle spalle, allora tanto valeva che faceva il bagno nella Pinozza e nella Cina, no? E il fiume perché allora c'era un po' più alto e non la si consumava. Uomo circondato dal fiume che davanti lo proteggeva in una posizione alta e quindi è sempre stato abitato. Chi conosce il giardino della Lina sa che sono state trovate delle aree romane. Quindi andiamo ai Padani, quindi andiamo sicuramente a prima di Cristo, no? Dopo sono diventati cristiani. Dicevo questo non tanto per parlare, ma tanto per dire che siamo in un luogo veramente suggestivo. Adesso passiamo all'argomento di questo gruppo corale di Campagnolo. E nella prima parte ci presenta una serie di canti della filante, che diciamo sempre del mondo del lavoro, lavoro femminile perché era un lavoro un po' di donne, primo canto, e mi sono infilata, no? Quindi una canzone che ricorda un po' la presenza di queste donne infilate. Thank you.
esemplare, uno dei pochi esemplari rimasti, questi Murompe, che ovviamente è una lingua, è un dialetto, quindi Murompe, no, la Furia, che era l'unico movimento del barco da seta, il cavaleno, chiamato cavaleno, che questo gruppo si muoveva un po' di cavalli, non tirava sulla testa per fare i. E anche lì ci ricorda la città dei nostri nomi, dove in campagna c'erano delle lunghe file di gelsi, non perché il gelso un po' sulla margine dei campi, ma serviva giusto per avere la voglia da portare a casa e dare un tipo. Era un'attività tipicamente familiare, nelle cucine. Anche i bambini erano impegnati in questo, perché? E perché ovviamente questo barco è un animale delicato, e quindi si mangiava la gamba, no? Ovviamente la pulizia era molto importante, e soltanto le dita dei bambini erano utili per prendere un piccolo barco, spostarlo, togliere le foglie sporche, no? Mettere le foglie fresche e riportare i bambini sopra dove mangiava la disperata. Proprio questo suo mangiare è quello che faceva la prima, la seconda, la terza, la quarta volta, perché diventava grosso, no? Quando un dito della mano, perché lui doveva cambiare la pelle, quindi buttava la pelle vecchia e sopra si formava la pelle. E questo si capiva che mangiava sempre. La canzone ce lo dice, no? La prima, la seconda, la terza, no? Che lui più si feria, perché mangiava sempre. Però alla fine di tutto questo lavoro, che impegnava a suo modo per un paio di mesi la famiglia, nella cascina, nella casa, ecco che alla fine il premio era che questi pacchi salivano, diciamo, sulle scope, fare un bosco, e si chiudevano, no? Nel pozzo fatto di filo di seta, che mettevano la loro porta, che sono un filo sempre più sottile, e loro si chiudevano dentro. Un po' come dire, nell'uovo di Pasqua c'è la sorpresa, ma era lui stesso la sorpresa. Che si esauriva così tanto schiacciato che aveva emesso tutta la sera. E poi da quel pozzo, no, il Galeno, si ricavava il filo di sera. Casa da Fiore, immaginiamo che avevo. Avevo luogo come poi è diventato per noi l'arredo di Milano, il
cerco, non dicevo, pure già detto. Immaginiamo tutte le nostre donne, i nostri ragazzi che al sorgere del sole, no? Quei loro zuccoletti, no? Zuccoletti, le cantanti del gruppo, la campagnola, alla mattina presto andavano in parte infilata a lavorare, e era una giornata piuttosto pesante. E questi ragazzi nella loro ingenuità come Laurina a volte peccavano di ingenuità credendo alle offerte d'amore del direttore, una canaia, e sentirete questa storia come la faccio. Laurina alla fine. Mamma, oh mamma,
diceva, pensava, sono mandato a questo per una invece in Sema, e adesso che quel marito dormi sempre dentro. Avete sentito il lamento della solista, no? Perché lui è andato all'osteria di Giada Arda e era a casa da sola. Poi quando lui tornava bene giù, lei dormiva e allora saluto. L'ultimo brano su questi canti della Milano, sentito le filandiere, in questo caso sentiremo che le filandiere interessate, no? Sono un po' quelle chiamate foreste, forestiere, perché nelle filandere che stavano in Brianza, molta manzocca che veniva dalla Piazza Massa, quindi veniva da lontano, e non potevano fare la strada dalla mattina alla sera, proprio in Brianza. Allora queste restavano a dormire, no? Nella foresteria, no? Della fabbrica, quindi vivevano lì, no? Dormivano lì, mangiavano lì, lavoravano lì, la notte e il giorno lì, vestivano lì, e così pesanti. E quindi la canzone riporta poi il lamento di queste ragazze che stavano un po' peggio degli altri. Però ecco, la loro speranza, attraverso un canto, si dice che a fine settimana, a sabato, la domenica, sarebbero tornati a casa, nel loro paese, magari tra le montagne della Zamassi, a respirare aria buona e sole buone. Le filandiere. Vediamo un po' l'aspetto anche dei sentimenti dell'istante.
Questo brano si chiama Improvviso, no? E proprio in queste parole si coglie il fatto che è lo stato d'animo che tutti noi proviamo, no? Quando al calare della sera, no? È il tramonto, quindi è il gioco delle luci che vanno via e delle ombre che avanzano, perché sta arrivando con il tramonto la sera. E quindi un po' è un mondo che cambia, no? Chi vive nella natura sa che verso il tramonto gli uccelli si zittiscono, anche gli animali, no? Anche nelle loro tane, sono meno presenti con il loro rumore, il loro movimento. E quindi anche l'uomo, no? Ha un momento di riflessione, no? Quando il tramonto viene e anche il rumore della gente cambia. Quindi ascoltiamo attraverso il canto e cogliamo queste sensazioni dell'improvviso. Nell'immaginarla che canta questa linea nana ai propri bambini. O Maria, diritti a Maria.